Continuiamo il nostro viaggio tra le stelle viola, oggi un'estrella argentina, il nostro difensore centrale Luca Martínez Cuadra. Buongiorno Lucas, benvenuto, ben arrivato. Questo è Palazzo Gondi, non so se lo conosci, un palazzo storico di Firenze. Ci eri mai stato qua? No, non sono mai stato qua e non ho avuto la possibilità per il Covid, ma siamo qua e voglio conoscere un po'. Dove li porti i tuoi piccoli qui a Firenze? Piazzale Michelangelo. Poi andiamo al giardino lì vicino al centro sportivo. Rimani in zona, sì, rimani sì, in zona sì, squadra. Sì. Non possiamo fare esatto. Troppo perché sono piccoli, sai. Quando ti hanno detto che dovevi venire a Firenze, con chi hai parlato che era già stato qui? Per esempio a noi ha parlato tantissimo di te, ebbene Passarella, un super ex viola. In quel momento era German Pezzella qua e ho parlato con lui e mi ha parlato tantissimo sia della città che del club, quindi ho deciso di venire qua perché era lui e sapeva che mi poteva dare una mano. Anche ora siete un bel gruppo perché c'è Nico Gonzalez, sì, poi sì. C'è il gruppo comunque sudamericano con Lucas Torreira. Sì, è arrivato Nico, Torreira, quindi siamo un bel gruppo e siamo contenti, la passiamo bene. C'è un modo in cui vi chiamate o vi prendete in giro, magari tu e Nico? Noi lo chiamiamo cavallo. Che vuol dire? Sarebbe cavallo. Uh-huh. L'allenatore della nazionale lo chiama così e noi scherzando lo chiamo anche così. Cavascio. E te Cavascio. Invece come ti chiamano? Il Cino lo sappiamo? Il Cino. A proposito di Argentina, io ti voglio far vedere questa. Sai che noi ci piace farti vedere le foto e ripercorrere insieme a te. È una sensazione unica perché abbiamo vinto la Copa America dopo 28 anni, per noi che è la prima Copa America che abbiamo giocato, una felicità enorme. Non ho avuto la possibilità di giocare troppo, ma era il momento di dare sostegno alla squadra. Abbiamo un bel gruppo con una base di quattro grandi giocatori che vengono da anni in nazionale e poi noi siamo nuovi, siamo entrati bene in gruppo e che questo. Quello fu importante per vincere la Coppa America. E questi qua come hanno festeggiato? Li conosci questi? Sì. Carini, eh? Erano contenti. Troppo contenti, sì. Perché io so... Bauti capisce, capisce tutto e sa che capisce che abbiamo vinto una coppa con la nazionale, era impazzito. È impazzito. Sì. E loro cosa ti dicono di Firenze, della Fiorentina? Qui lo vediamo con la maglia viola, sappiamo che è stato un grande tifoso del River, sì, ovviamente, sì. Al cuore mezzo River, è mezzo più conosciuto Fiorentina. Di me in Argentina. Davvero? Sì. Ma senti, ma già vuole giocare con te? Sì, vuole giocare, vuole iniziare a giocare calcio, ma è troppo piccolo. Senti, c'ho una sorpresa per te, però te la faccio vedere di qua. Vuoi venire con Dai. Me? Vieni. Eccola. Aspetta. La chiamo mucho. La chiamo mucho come casa. Allora, la prima cosa da dire è che c'hai i guantoni da portiere. Sì, vuoi fare quello? No. Scherzo. No, lascio giocare. No, scherzo. Sono bellissimi. Mi manca la più piccola, però sì, ce l'abbiamo in foto, ovviamente. E ti saluta anche lei, ringraziamo tua moglie che ci ha mandato in realtà
questo videomessaggio per te. Questo bambino qua chi è? Io. Sei tu? Sì, sì, sì. Qui quanti anni avevi? Avevo 5 anni. Perché io so che ti hanno scoperto, tra virgolette, si può dire così, a scuola. Cioè, sì, il tuo professore della scuola a 4 anni. 4 anni. Ha visto che tu già potevi giocare a calcio. Sì. È tutto bravo il professore, però. È stato bravo, sì, 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 sì. Es una storia che supe no de muy grande. Me contó mi mamá que tenía un profesor que le había dicho que tenía cosas, que veía, me veía jugar todo el tiempo en la escuela con la pelota y que él tenía una escuelita de fútbol que me lleve. Y bueno, ahí arrancó todo. Desde los 4 años que hago esto y la verdad que lo disfruto, que lo sigo disfrutando como si tuviera 4 años. Senti, e poi la tua mamma cosa ti ha detto? Cioè, come ha reagito a questa cosa? Ha subito spinto perché tu facessi il calciatore o era un po' indecisa? No. Subito mi ha portato a una scuola di calcio di questo professore e da lì ho iniziato a giocare. Ti hanno mai consigliato di fare altro? Avevi un piano B? Dicevo, no. Se non faccio il calciatore faccio? Mai. Mai. Mai, eri convinto, deciso. Ero convinto di giocare il calcio, ma sempre, sapevo che potevo farlo. Senti, e sei sempre stato difensore centrale come ruolo? No, ho giocato mediocampista centrale, okay. De 10, si dice, de enganche, mm-hmm. In Argentina, finito, da difensore centrale. Quindi Urquiza? Urquiza. E poi River, subito? No. Estuve in Urquiza, Argentinos del Sud e Kimberley. E da Kimberley... River. Poi River. Questa gamba qui? Cosa sta mangiando o baciando? Perché quando sono piccoli Che coppa è questa? Questa è la Coppa Libertadores. L'abbiamo vinto a Madrid contro Boca. È un po' l'antagonista, no? Sì, sì, sì. Il rivale storico. Il rivale storico del River e niente, abbiamo vinto una coppa importante, per quello che significa vincere quella al rivale diretto. Sentita forse ancora più della Coppa America? No. Non lo so, però... sono diversi. Uno quando inizia a giocare sogna con vincere questi titoli, quindi mi ha toccato vincere con la nazionale e con River. Mm. Qua 5 anni, 4. Questo è l'inizio? 5, sì, è la prima maglia che ho usato. Qua 6 anni, 6 anni, 6 anni. Sempre grintoso, eh? Bello tosso fin da piccolo. Sì. Non hai mai mollato, vero? No, mai. Senti, ma c'è un motto, un modo di dire una cosa argentina, in Argentina, che ti, cioè, non lo so, che ti ripeti, che ti carica o che ti dicono spesso? Il giocatore di football tiene muchos altibajos e lo importante è para un jugador saber convivir con los errores, viste? Y quizás eso A mí me pasó me va a seguir pasando. Soy un jugador que no le gusta, no me gusta errar y por ahí me quedo pensando en el error, ¿viste? Y nada, es algo que aprendí que hay que tratar de sacarlo rápido de la cabeza y no quedarse con eso y ahí seguir. Seguir trabajando y como te dije, ser constante. Senti, il tuo primo gol te lo ricordi? Mio primo gol dove? In River o? Sì, River, insomma, quello più da professionista già. Da professionista? Sì. Fu un amichevole in La Plata, mia moglie era incinta. Primo amichevole che giocavo con la prima squadra contro l'Olimpia Paraguay. Abbiamo vinto 5-1 e ho fatto un gol. Super gol.
Sì, poi... Sei più da gol o clean sheet, come dicono, porta inviolata? Quale preferiresti? 50 no, e 50? Porta... Sì, sì, ma porta inviolata per noi difensori è più importante. È più importante. Sì, sì, sì. E poi arriviamo a questa foto qui invece. Questa è la prima. Sì. Il tuo arrivo al centro sportivo. Un anno fa. Più o meno, sì. Preciso, proprio in questo periodo. Sì, sì, la prima esperienza in Europa è farlo in una squadra come la Fiorentina. Dal primo momento che mi hanno detto che era la possibilità di arrivare a Fiorentina, non ho avuto dubbi. In Argentina è troppo fisici, qua ti trovi i grandi attaccanti e ti serve di più per un difensore che vuole diventare un grande difensore. Allora senti, adesso vieni con me, ti facciamo vedere il Palazzo Vecchio che finora è rimasto alle nostre spalle e poi c'è un'altra cosa da chiederti, rimani in attesa. Parliamo anche di attualità, siamo al centro sportivo, com'è il tuo rapporto con il mister italiano? Credo che è un tecnico molto esigente, è accostumbrato perché in Argentina tenía uno igual y bueno, me gusta la forma de trabajar y la verdad que muy contento, creo que se están viendo los resultados, más allá que venimos de dos derrotas, creo que estamos haciendo un gran trabajo y nada, creo que los resultados se verán a la larga también. Cosa chiede ai difensori centrali, mister italiano? No le gusta obviamente como a nosotros que nos metan gol. Después obviamente nos pide firmeza y bueno, es un técnico que le gusta salir jugando de abajo y bueno, creo que lo estamos haciendo bien, cada uno que le toca entrar, creo que más allá de bueno, de haber perdido 4 partidos, creo que lo venimos haciendo bien y creo que podemos mejorar mucho también. C'è molta rotazione tra tutti voi. Sì, sì, sì. Sta bueno perché sabes che no te puedes relajar, che es un técnico che le da la possibilità a todos y che bueno, che hay que estar siempre preparado porque en cualquier partido sabes que te puede tocar. Le gusta que una palabra que tenemos los defensores, sea la posición que sea, el estrella, que ir darle hacer el pase al 9, pero después no obviamente no nos corrige, no, pero no es que tenga una palabra que siempre. Okay. Senti, il tuo primo gol a marzo contro il Parma, giusto, in Fiorentina? Sì. Non c'era nessuno allo stadio, erano vuoti. L'ultimo gol c'era al 50%, adesso sì. Il 75%. Com'è avere il tuo nome che viene urlato dalla curva? No, es hermoso, no, no me ha toccato vivirlo nunca, perché in Argentina non è così tampoco. Escuchar el nombre después del gol, la verdad que es muy lindo, y bueno, ver de nuevo toda la gente que pueda disfrutar del espettacolo di un partito di football, sta un malino. Senti, questa è una scatola viola per la Fiorentina. Qua c'è un foglio bianco dove tu dovrai scrivere, non sbirciamo, lo guarderemo solo se si avvererà, il tuo obiettivo per quest'anno, cioè di squadra, personale, il tuo. Noi giuro che non guardiamo. Può essere due? Certo. Ho rubato il foglio al mister, vedi, c'è lo schema del campo. Ovviamente... Non glielo diciamo. Di squadra. Di squadra. Non lo riprendere, telecamera, abbiamo promesso che è segreto, eh. Da lontano. Speriamo. Lorenzo, non lo riprendere. Tu voli alto, eh. Tranquilla. Cioè, io voglio... Ah, vabbè, accidenti, bello, bello. Mi piace, metti dentro, chiudiamolo segretamente. Allora, con questo io lo custodisco, ti ringrazio, ti lascio andare a prendere i tuoi bambini a scuola. Grazie.
Grazie, no. Lucas Martinez Quarta, buon lavoro. Grazie per farmi conoscere quello del posto di Firenze, davvero è stato un bel giorno. Grazie. Grazie.